Ciao a tutti, eccoci giunti a questo nuovo tutorial, location nuova, siamo a Croviana in Val di Sole, spero apprezziate questo, diciamo, nuovo scenario per il video, questo sottofondo e anche il montaggio del video sarà particolarmente diverso. Oggi continueremo con un tutorial sulla playlist delle control charts e inizieremo a spiegare le varie tipologie delle control charts. Ci troviamo fra pochissimo sulla slide introduttiva. Eccoci alla slide introduttiva che, come vedete, appunto, si chiama control charts, tipologie di carte di controllo, perché oggi appunto spiegheremo le varie tipologie di carte di controllo. Prima di cominciare ad elencare appunto le varie tipologie di carte di controllo, è opportuno fornire le definizioni di dati variabili e dati attributo. È un aspetto di statistica applicata ai processi produttivi che non avevamo mai visto finora. Che cosa sono in pratica i dati variabili? I dati variabili si ottengono quando l'esito di una misura test viene espresso da un numero. Quindi, se noi effettuiamo una misura e come risultato di questa misura otteniamo un numero, si parla di dati variabili. Quando si parla invece di dati attributo, diciamo che i dati attributo si ottengono quando l'esito del risultato di una misura test non è dato da un numero, ma da una caratteristica qualitativa, un attributo qualitativo, ecco perché si chiamano dati attributo. Dati attributo come lungo, corto, trasparente, non trasparente, presenza macchia, assenza macchie, oppure parlando anche di una penna. A sfera, ha il tappo, non ha il tappo e via dicendo. Ma possiamo anche fornire qualche esempio per queste due tipologie di dati. Per esempio, per i dati variabili potrebbero essere tipici esempi le misure di pressione espresse in kilopascal, le misure di temperatura espresse in gradi centigradi, oppure qualsiasi rilevazione dimensionale presa con un calibro e che si esprime in millimetri. Per i dati attributo, un tipico esempio di dato attributo potrebbe essere, per esempio, se io ho una cinquantina di componenti stampati, ciascuno lo sottopongo a controllo visivo e in particolare per ciascun componente vado a verificare se ha delle macchie, delle bruciature, delle bave o dei filamenti per valutare se questo componente stampato sia conforme o non conforme, è evidente che se un componente non presenta né macchie, né bruciature, né bave, né filamenti è conforme, se presenta una o più macchie, bruciature, bave o filamenti non è conforme. Ecco, se io analizzandone 50 con un controllo visivo, 35 li ottengo senza difetti e quindi conformi e 15 con difetti, ebbene questo, il 35 e 15, è un esempio di dato attributo. Prima di addentrarci nei meandri delle varie tipologie di control charts, è opportuno chiarire che esistono delle control charts dedicate ai dati variabili, ecco perché abbiamo parlato di definizione di dati variabili, e delle control charts dedicate ai dati attributo. Le control charts per dati variabili sono quindi le seguenti. Abbiamo la I chart, dove I sta per individual. La IMR chart, dove I sta per individual e MR sta per moving range, spiegheremo nel prossimo tutorial cosa significa moving range. Poi abbiamo l'X bar chart, quindi è la carta di controllo dei valori medi. X bar and R chart è una carta di controllo che si compone di due grafici, come anche la IMR. Dove in un grafico viene plottata la media X bar e nell'altro grafico viene plottato il range perché la R sta per range. Poi c'è un'altra control chart sempre per dati variabili che è la X bar NS chart. Anche questa control chart si compone di due grafici, uno dedicato alla media e uno dedicato alla deviazione standard perché S sta per deviazione standard. Anche la IMR chart, a differenza dell'I chart, si compone di due grafici. Una dedicata al valore individuale e una dedicata alla moving range. Quindi, mentre l'eye chart e l'X bar chart si compongono di una sola, diciamo, di un solo grafico, di una sola chart, in realtà l'IMR, l'X bar NR e l'X bar NS sono carte di controllo a due grafici. Quindi praticamente vengono rappresentate due carte di controllo. Ecco, ricordate i sottogruppi, i subgroups, a tal fine vi rimando ai tutorial numero 8, 9, 10 e 38 del mio canale YouTube,
Questi tutorial in particolare parlavano dei sottogruppi. Se i dati vengono organizzati in sottogruppi, in subgroups, allora le uniche control charts applicabili sono le seguenti: l'XBAR chart, l'XBAR NR chart e l'XBAR NDES chart. Quindi stiamo sempre parlando di dati variabili. Se i dati variabili sono divisi in sottogruppi, queste sono le control charts applicabili. Se invece i dati a disposizione variabili non sono suddivisi in sottogruppi, allora si potranno applicare solamente le altre due chart per dati variabili, che sono l'I chart e l'IMR chart. Le control charts invece per dati attributo sono le seguenti: abbiamo la P chart, abbiamo la MP chart, abbiamo la U chart e abbiamo la C chart. Prima di caratterizzare le control chart per dati attributo appena esposte, è opportuno fare una piccola digressione sui dati attributo. Perché un prodotto, come potrebbe essere un componente stampato, come abbiamo visto prima, sottoposto a controllo, può evidenziare o meno difetti per dati attributo. Abbiamo detto che se non ha difetti il prodotto sarà conforme, diversamente sarà non conforme. Però un prodotto non conforme viene chiamato anche defective unit. Ma una defective unit, come potete immaginare benissimo, può essere tale sia per la presenza di un difetto, sia per la presenza di due difetti, sia per la presenza di più difetti. Sempre un pezzo difettoso è un pezzo difettoso che può avere più o meno difetti defects. Ebbene, vi sono control charts per dati attributo che mirano a tenere sotto controllo l'andamento delle defective units, indipendentemente da quanti difetti, da quanti defects può avere una defective unit. E invece ci sono control charts che mirano invece a tenere sotto controllo i defects piuttosto che le defective units. E allora, parlando di attribute control charts, quindi carte di controllo per dati attributo, quelle che tengono sotto controllo le defective unit possono essere solamente le P-chart e le MP-chart, mentre quelle che tengono sotto controllo i defects e non le defective unit sono la U-chart e la C-chart. Quindi abbiamo visto la bellezza di ben 9 tipologie di control charts. Cominciamo ad analizzare la più semplice, perché le altre le vedremo nei prossimi tutorials. La più semplice, la prima che abbiamo visto, è una carta di controllo per dati variabili ed è l'eye chart. Se ritorniamo all'esempio del diametro esterno delle bobine di tubo mostrato nel tutorial numero 42, riportiamo per comodità un estratto di una slide di quel tutorial numero 42, così evitiamo di andarlo a rivedere. Quella slide di interesse parlava di un processo che produceva bobine di tubo, ne produceva un centinaio al giorno. Per ogni bobina di tubo veniva presa una misura di diametro esterno ed una sola misura di diametro esterno, oddio vuol dire outer diameter e quindi appunto diametro esterno, quindi veniva presa una misura di diametro esterno per ogni bobina, 100 bobine al giorno, in un mese circa 2500 dati. Ebbene, tutti questi 2500 dati in un mese vengono plottati su una control chart. Risulta evidente dalla descrizione che avevamo fatto allora in quel tutorial che trattasi di dati variabili, perché io sto trattando dati che sono nient'altro che una misura in millimetri del diametro esterno delle bobine di tubo. Come abbiamo detto, i dimensionali misurati con calibro attraverso appunto una misura in millimetri sono dei dati variabili. Quindi escludiamo le 4 chart per dati attributo. Ma non solo, non vi sono sottogruppi, perché abbiamo detto appunto che vengono prodotte 100 bobine al giorno e tutte le bobine vengono misurate e ogni valore di diametro esterno, uno per bobina, viene plottato sulla control chart. Quindi non vi sono ovviamente sottogruppi, per cui eliminiamo anche le control charts per dati variabili dedicate ai sottogruppi. Ci rimangono a disposizione solo la I chart, la individual chart e l'IMR chart, ma abbiamo detto che l'IMR chart consiste di due grafici, per cui quella che era la control chart relativa a quell'esempio palesata nel tutorial numero 45, ovvero questa, ok, è una eye chart ed è un individual chart. Perché un individual chart? Perché viene plottato il dato singolo, cioè viene plottato il dato relativo alla misura che ho preso. Posso anche non prendere in esame tutte le misure effettuate. Su 100 bobine prodotte al giorno potrei misurarne una ogni 5 e quindi avere una ventina di dati al giorno, quali potrebbero essere queste crocette. In ogni caso viene misurato un campione singolo, ecco perché si chiama individual chart.
Cari amici, siamo giunti alla conclusione di questo tutorial. Vi invito a mettere un like se vi è piaciuto il video. Vi invito anche ovviamente a iscrivervi al canale. Grazie di essere sempre così numerosi. Siamo arrivati a 479 iscritti, quindi siamo vicinissimi ormai alla soglia dei 500. Ovviamente vi invito a rimanere con me perché la playlist sulle control charts non finisce qui. Come avrete capito, il prossimo video sarà sulla spiegazione di alcune delle control charts viste oggi. Quindi vi aspetto numerosi al prossimo tutorial. Grazie di essere stati con me. Ciao a tutti.